In realtà io avevo avvisato i colleghi sindaci di fare molta attenzione nelle spinte emotive, ideologiche nella registrazione, nel senso che noi dobbiamo scindere i due aspetti, uno è quello morale, ideologico, e uno è quello normativo. E quindi portare con sé in questo scatto in avanti ideologico anche quelle famiglie che dimostrano di avere delle necessità si è rivelato sbagliato, perché non dobbiamo mai agire al di fuori del perimetro della normativa. Se vogliamo ottenere un risultato che noi riteniamo giusto, dobbiamo aprire un tavolo di confronto politico nei luoghi preposti a questo tema, che è il Parlamento. Non dobbiamo però, per questioni ideologiche, mettere a repentaglio quella che è la tutela poi dei nuclei familiari, che in questo momento vivono un doppio disagio. Uno è quello di aver vissuto un'illusione, il secondo è quello di aver visto una procura respingere le loro richieste. Quindi l'appello che faccio ai sindaci è di non perdere di vista il loro obiettivo ideologico, ma di affrontarlo nei tavoli preposti, che in questo caso sono anche il Parlamento e non certo gli uffici anagrafe dei comuni. Ma io ho sempre ribadito la mia posizione, che è quella della tutela del bambino. Cioè, ci sono due punti di vista. C'è chi focalizza il tema sulla questione dei figli delle coppie gay. In realtà il tema riguarda anche figli di coppie eterosessuali. E quindi il mio punto di vista invece parte da un punto diverso, che è quella della tutela del bambino. Poi possiamo discutere su come questi bambini vengono messi al mondo, e anche lì dobbiamo aprire un'ulteriore discussione, ma sempre con grande attenzione e grande sensibilità, perché la differenza tra chi fa politica e chi fa il sindaco è che i sindaci i bambini li incontrano, i bambini li trovano davanti all'ufficio anagrafe, e con le famiglie i sindaci ci parlano. Quindi tu entri nel dolore, entri nella sofferenza, entri nelle sensibilità, e a queste sensibilità tu cerchi sempre di dare risposta. A volte la politica si ferma sulla carta, no? Quindi quando tu parli di bambino, in realtà gli occhi del bambino non li vedi, ma parli a livello generico di bambini. Ecco, io credo che oggi noi siamo chiamati a dare risposte di tutela soprattutto a quei bambini, ma per farlo dobbiamo aprire un dibattito a livello politico, a livello centrale. Quindi l'unico strumento... Come, scusi? Cioè, qualcosa di concreto? Ma noi, insomma, il tema è già stato aperto su più fronti. Ci sono stati anche Treviso, ha chiesto di aprire una discussione, dopodiché le volontà politiche non spettano certamente ai sindaci. I sindaci portano delle esperienze di diniego dei diritti di questi bambini, che portano sofferenza e portano esclusione da tutta una serie di diritti. Ecco, io credo che i tempi siano maturi per affrontare a livello politico questo tema. Noi siamo amministratori e quindi sul tavolo portiamo delle esperienze, poi la politica deve legiferare. Ma quindi l'unico strumento oggi è l'adozione, solo l'adozione può consentire. Sì, difatti il tema è talmente tanto articolato, e poi più entriamo nella profondità del tema e più si aprono altre riflessioni, che è necessario proprio una grande riflessione e rivoluzione a livello politico centrale, perché c'è il tema delle adozioni, c'è il tema della maternità surrogata, c'è il tema della tutela dei bambini. Io sono per la tutela dei bambini. Nel momento in cui un bambino viene ammesso al mondo, noi possiamo discutere sulle modalità e magari lì intervenire prima che questi bambini vengano messi al mondo, ma nel momento in cui il bambino c'è, ha un cuore che batte, si presenta davanti all'ufficio anagrafe, io credo che la nostra coscienza, il nostro cuore ci chiede di dare risposta a questi bambini. Oggi la legge non sempre ce lo consente di fare. Io ho risposto a quell'appello con una lettera, dove ringraziavo per la sensibilità manifestata in quel documento, che era molto articolato, si sviluppava in una quindicina di punti, dove su molti trovavano la mia condivisione, su alcuni invece avevo delle perplessità che devo fugare attraverso il dialogo, attraverso il confronto. E quindi io sono convinto che più che una sottoscrizione sia più importante aprire un confronto e un dialogo con queste associazioni, che tra l'altro si sono dimostrate molto responsabili anche nell'organizzare il Pride a Treviso, e approfitto anche per ringraziarli, perché devo dire che è stata una manifestazione
civile, molto corretta, al netto di una coda che però è caratterizzata da sempre i soliti personaggi volgari e aggressivi che rappresentano i centri sociali, che purtroppo quelli rischiano di macchiare ogni bella pagina di confronto della città di Treviso. Ma al netto di quelli, che io escludo a priori perché non sanno dialogare con nessuno, invece il coordinamento e tutte le altre associazioni per bene, io credo che siano meritevoli di ascolto, meritevoli di confronto, e se insieme possiamo cominciare un percorso diverso, io sono assolutamente a disposizione. Sì, sì, io ho detto che adesso si staranno ancora riprendendo dalle fatiche del Pride, adesso non è che ci sia la fretta di cominciare. Io ho detto che come tra l'altro abbiamo già iniziato nel primo mandato, perché il rapporto con il coordinamento LGBT è stato ottimo anche nel primo mandato, e sulla base di questo buon rapporto noi vogliamo continuare a costruire, se è prima dell'estate o subito dopo adesso non lo so dire, io sono a disposizione quando vogliono. Sindaco, questo significa che lei non prenderà nessun provvedimento nell'anagrafe trevigiana? No, questo significa che io da un punto di vista della registrazione all'anagrafe rispetto scrupolosamente la norma.